Certo, per chi ha fatto l'insegnante per una quarantina d'anni, può risultare strano mettersi a scrivere un libro sul mestiere di insegnante. Può risultare anche un attimino pretenzioso. Ma l'insegnante consapevole, breve corso di mindfulness per educatori, non ha nessuna pretesa di insegnare niente a nessuno. È semplicemente l'offrire al lettore quello che accade nei corsi che io guido di mindfulness, di meditazione e consapevolezza nelle scuole per gli insegnanti. La pratica della mindfulness, la pratica della meditazione di consapevolezza, ha la funzione di renderci più centrati, più attenti, più calmi, più ricettivi, più empatici. Quindi di creare una dimensione interiore che è più ricettiva nei confronti di tutto ciò che viene dall'esterno. Questo tipo di atteggiamento ovviamente può essere estremamente funzionale e utile a chi svolge lavori di relazioni, principalmente in questo caso chi fa l'insegnante. Imparare a essere centrati, a non essere preda dei nostri preconcetti, dei nostri pensieri, delle nostre idee, no? Ci aiuta ad ascoltare e a riconoscere le potenzialità dei nostri studenti e non proiettare una sorta di transfert su di loro, le nostre aspettative, le nostre paure, i nostri desideri e così via. Quindi la provocazione di questo libro è: possiamo essere degli insegnanti differenti, degli insegnanti che usano la consapevolezza, l'attenzione, la presenza mentale come strumento di lavoro nella relazione con i discenti? Ecco, questo è fondamentalmente il percorso che abbiamo iniziato tenendo dei corsi in alcuni istituti con gruppi di insegnanti motivati e interessati, e abbiamo offerto a tutti la possibilità di apprendere le pratiche di base per alimentare e sviluppare consapevolezza. E in più, ovviamente, abbiamo cercato di dare un po' di stimolazioni anche teoriche partendo ovviamente dalla mia esperienza di insegnante e di praticante di meditazione buddista. È un librino semplice, agevole, strutturato proprio come una sorta di trascrizione dei corsi, così come io li tengo nei vari istituti, quindi estremamente fruibile anche con ovviamente tutte le indicazioni pratiche per iniziare a praticare alcune delle meditazioni che noi insegniamo.